velocissimo. L'ho detto prima di andare su, eravamo in ritardo di una settimana e forse insomma si è fatto quel passo che doveva essere fatto. Sì, il nostro presidente, quindi il ritardo del consiglio e dobbiamo prepararci per questo. Perché ci saranno nuove elezioni, speriamo il più presto possibile per poter ripartire con un processo a più lunga. Ecco, da adesso cosa succede? Ci aiuti a capire cosa succede, quali sono i tempi, perché insomma una crisi così evidente non si ricordava, senza Lega di A, senza Lega di B, senza il presidente federale, senza il commissario tecnico, e metto anche questo, della nazionale in questo momento. Come se ne esce, quali sono i tempi e quali saranno i prossimi passi? Quello che avevo detto la settimana scorsa, avevamo chiesto di azzerare i vertici per un atto di responsabilità, adesso l'altro atto di responsabilità è cercare di costruire un progetto che nelle prossime elezioni possa essere condiviso più ampiamente possibile, che si torni a parlare di calcio e che si dia tempo anche alle leghe di ricostituire gli organi federali e al loro interno i loro vertici per cercare di parlare, come perché detto prima, con progetti. Cosa vi ha detto Tavecchio? Ma niente, ci ha comunicato le sue intenzioni e niente, ha detto che farà l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni, speriamo entro 90 giorni, ma così come recita lo statuto. Ma Daniele, scusa, ha fatto una conta, cioè... No, non ci ha neanche lasciato parlare, nessuno ha parlato lui e si è presentato con questa decisione, probabilmente visto... Quindi è arrivato dimissionario. Ma perché voi andate sempre contro? La Lega Dilettanti, contro quindi, la vecchia, ce l'avete sempre avuta. Ha spostato gli equilibri, vero? Ce l'avete sempre avuta contro la vecchia. Non ha lasciato parlare nessuno, quindi non c'è stato bisogno di esprimere nessun nostro parere, a parte che penso che tra tutte le componenti la nostra era l'ultima che doveva chiarire qualche posizione. Ci fai l'identikit del prossimo presidente federale ideale secondo te? Ma l'ho detto, è da mesi se non da anni che diciamo che bisogna tornare a parlare di calcio, quindi mi auguro che sia qualcuno che possa parlare di calcio. Te lo richiedo, tu saresti pronto a farlo, te l'ho chiesto prima di entrare, adesso le cose sono fatte. Non è il momento di parlare di questo, è il momento di parlare di progettualità che sia ad ampio respiro e che, come ho detto prima, delle prossime elezioni federali abbia il massimo consenso. Non lo Damiano, voi avevate finito. Pronto a Bodi, potrebbe essere il nome da riproporre? Dispiace aver perso quell'occasione, ma come tutte le cose, quando oggi siete così tanti attorno a me, è probabilmente perché da un paio di turni elettorali abbiamo determinate posizioni che oggi speriamo possano trovare uno sbocco anche a livello di presidente. Tu non escludi una tua presidenza, però te lo chiedo proprio direttamente. Se non me lo chiedi, sto facendo il mio lavoro al presidente dell'associazione e per adesso andiamo avanti così, cerco di rappresentare quello che sono le peculiarità dei rappresentanti degli atleti in ogni consiglio federale, di portare al centro il progetto sportivo. Mi auguro che insieme a noi ci siano anche altri che hanno a cuore il progetto sportivo, che poi dipende anche dalle risorse, dipende dagli equilibri politici all'interno delle leghe, dipende da tante cose, ma deve essere la bussola che ci deve indicare la strada. Grazie, arrivederci.